prosegue il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge 2561 del Governo, recante delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo anche la partecipazione da remoto in videoconferenza sia dei deputati che del soggetto audito, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Avverto inoltre che, in base al citato parere adottato dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati, con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione del nostro ospite su questa forma di pubblicità, che sarà disposta ove da parte sua non vi siano obiezioni. Un'obiezione, Presidente, grazie. Bene, quindi prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione dell'impianto. Quindi saluto e ringrazio Filippo Vari, professore ordinario di diritto costituzionale presso il corso di laurea in giurisprudenza dell'Università Europea, per aver accolto l'invito della Commissione. Prima di dare la parola al nostro ospite, ricordo che allo svolgimento della relazione, che pregherei di contenere in circa 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica del soggetto audito. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Professor Vari, le cedo la parola e le chiedo appunto questa cortesia, se riesce di mantenere il suo intervento entro i 10 minuti. Prego. Grazie Presidente, grazie di questo invito. Io faccio una premessa. Il disegno di legge Family Act contiene norme che non riguardano solo il diritto costituzionale, ma anche il diritto tributario e il diritto del lavoro. Allora, le considerazioni che verrò esponendo sono il frutto di un lavoro congiunto con due colleghi, il professor Sandulli, già ordinario di diritto del lavoro nella Facoltà di Economia della Sapienza di Roma, e l'avvocato Farri del Foro di Firenze, professore abilitato per la seconda fascia nel settore del diritto tributario. Presidente, io con il suo consenso mi riservo nei prossimi giorni di depositare un testo scritto articolato, molto più articolato rispetto a questa breve esposizione, nel quale appunto esponiamo con più sistematicità le considerazioni che oggi verrò sostanzialmente riassumendo, attenendomi appunto a questa sua indicazione di 10 minuti. Il Family Act incide sui seguenti ambiti: istituzione di un assegno universale e riordino delle misure economiche per i figli a carico, misure di sostegno all'educazione dei figli, misure di spesa per la formazione dei figli, disciplina dei congedi parentali e di paternità e misure volte a incentivare il lavoro femminile e organizzare i tempi di vita e di lavoro. Si tratta di settori fondamentali disciplinati dalla Costituzione italiana che il disegno di legge si propone di attuare. Ora, ovviamente non c'è tempo per tratteggiare il quadro costituzionale in materia di famiglia. Io mi limito a richiamare 3 principi fondamentali: un favor verso il matrimonio e la famiglia, un principio di parificazione nel regime dei figli, sia che nascano all'interno del matrimonio sia al di fuori, e infine un impegno di tutti i poteri pubblici a sostenere la formazione della famiglia e lo svolgimento delle funzioni dei genitori. In questo quadro più ampio si inserisce il disegno di legge governativo oggi in esame, che è importante anzitutto per 3 ragioni sistematiche. Primo, perché riconosce la funzione sociale della famiglia. Costantino Mortati, grande costituzionalista del secolo scorso, parlava di funzione sociale, anche se non pubblica, della famiglia. Cioè, la famiglia è il luogo privilegiato di sviluppo della persona nella sua irripetibile identità e conseguentemente di crescita della comunità. Il secondo elemento di rilievo di questo disegno di legge è la consapevolezza dell'enorme problema dell'inverno demografico e delle conseguenze che esso ha sulle fondamenta dello Stato sociale. Quando si inverte la piramide demografica, come sta accadendo in Italia, infatti, o aumentano le tasse per assicurare le prestazioni dello Stato sociale, ma oltre una certa soglia non si arriva, oppure bisogna tagliare drasticamente queste prestazioni. Il terzo aspetto molto importante è la valorizzazione del principio di sussidiarietà che questo disegno di legge
comporta. Lo Stato non si deve sostituire all'autonomia della famiglia nello svolgimento delle funzioni sue proprie, ma deve sostenere la famiglia e creare le condizioni perché la famiglia, appunto, nelle condizioni migliori, nella situazione migliore, possa adempiere al proprio compito. In questo quadro, diciamo, sistematico in cui si inserisce il disegno di legge governativo, con il suo consenso, Presidente, io mi limiterei a illustrare alcune criticità o alcune, diciamo, proposte che appunto sottopongo all'attenzione sua, Presidente, e della Commissione. Anzitutto, su alcuni rilievi generali, l'articolo 1, al comma 1, ove si parla della finalità della legge, forse potrebbe essere utile un richiamo al fatto che la legge e i decreti legislativi danno attuazione, sia pure parziale, agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, richiamo che invece manca nell'articolo 1. Altro aspetto sull'articolo 1 che mi limito a segnalare è il collegamento, che a mio avviso è eccessivo, tra il riferimento alla parità dei sessi nei nuclei familiari e l'occupazione femminile. La parità dei sessi è un obiettivo fondamentale, la Costituzione ci parla di parità non solo giuridica ma morale dei coniugi, anche qui è un principio fondamentale del nostro ordinamento, ma legandola al lavoro della donna si sminuisce l'importanza del principio e si rischia anche di offendere diciamo le donne che lavorano ma non al di fuori di casa. Quanto poi invece ai profili più prettamente legati al diritto tributario, rilevo l'esigenza, anche grazie al contributo, anzi grazie al contributo del professor Farri, di introdurre una clausola di salvaguardia che consenta di optare anno per anno per la fruizione delle detrazioni per figli a carico in alternativa all'assegno unico familiare. Questo è emerso anche nelle audizioni dei colleghi e anche della società civile che sono state svolte dalla Commissione. C'è il rischio che questa nuova normativa, se non c'è questa clausola di salvaguardia, penalizzi addirittura alcuni nuclei familiari e con ciò dia vita a un'irragionevolezza del sistema per sproporzione dei mezzi rispetto ai fini che il legislatore si pone. Molto perplessità suscita l'articolo 6,2 lettera C sulle agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile per giovani coppie, e se si vuole aiutare la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, c'è un modello chiaro, se si vuole aiutare in senso più ampio forme di convivenza, la legge, insomma non mancano le indicazioni normative, ma qui giovani coppie è una formulazione priva di valore giuridico che si presta poi a forme di ambiguità, perché diciamo anche due studenti potenzialmente potrebbero reclamare lo status di giovani coppia. Allora, se invece si vogliono aiutare i genitori con i figli, si dicessero appunto genitori con i figli, insomma mi sembra completamente irragionevole questa forse non completamente ma irragionevole questa previsione dell'articolo 6,2 lettera C. Qualche cosa poi diremo nel testo scritto anche sulla opportunità di espungere le deduzioni per i libri di testo universitari, perché si rischia tra l'altro di andare a impingere una materia riservata alla competenza regionale, e anche sulle spese per le locazioni, la possibilità di dedurre, qui insomma il testo unico sulle imposte funziona bene, non c'è bisogno di andare a toccare il sistema. Mentre, ecco, qualche parola, Presidente, vorrei spendere sul problema dell'ISEE. L'audizione del professor Blangiardo ha messo in luce appunto la necessità di una clausola di salvaguardia, perché appunto sennò si rischia di penalizzare alcuni nuclei familiari, però l'ISEE come strumento per le finalità che il legislatore si pone crea dei problemi. Allora mi rendo conto che è una proposta, diciamo, forse un po' provocatoria, sempre col massimo rispetto della Commissione e del Presidente, o forse anche eccessiva, però sarebbe opportuno pensare a trovare un nuovo indicatore della situazione economica familiare, o quantomeno che abbia una base legislativa più certa rispetto all'ISEE e che comunque escluda forme di scala di equivalenza, o che comunque stabilisca criteri che non penalizzano le famiglie numerose, come invece oggi accade con l'ISEE.
Io, Presidente, ho ancora 2 minuti e mezzo e approfitto completamente del tempo. Sui profili giuslavoristici, anzitutto, qui il professor Sandulli mi faceva notare come ci sia un eccessivo peso della contrattazione collettiva nazionale, quando invece sarebbe utile richiamare nei vari commi di cui appunto l'articolo 3 si compone. La contrattazione collettiva di secondo livello o di prossimità. All'articolo 4, Presidente, andrebbe poi chiarito come nei permessi di 5 ore per i colloqui scolastici e partecipazione attiva al percorso del figlio si tratta di una previsione che riguarda ciascun figlio, perché altrimenti le famiglie numerose 5 ore per anno, se ci sono 3 o 4 figli, rischiano di essere sostanzialmente un tempo irrisorio. Un'altra cosa, l'aspetto che mi permetto di sottolineare poi alla luce di un'esperienza personale, sarebbe molto importante, dove si parla dei congedi parentali, specificare che le normative in vigore devono evitare la discriminazione di chi si avvale di questo strumento. Le faccio un esempio rapidissimo. Nell'università nel sistema universitario ci sono questi ricercatori di tipo B che, se conseguono l'abilitazione a professore associato nei 3 anni dall'inizio della loro attività di ricercatore, hanno diritto di essere chiamati in ruolo. Ma se in questi 3 anni il ricercatore di tipo B gode di un congedo parentale, il termine non viene oggi procrastinato in avanti, ma trascorre sostanzialmente mentre il ricercatore di tipo B gode del congedo parentale. Quindi sarebbe molto importante inserire nella delega una norma che assicuri un completo rispetto da parte di tutta l'amministrazione pubblica delle norme sui congedi parentali. Direi che il tempo concessomi volge alla fine. La valutazione su questo strumento del Family Act non può che essere positiva, anche ecco se ci tengo a sottolineare che non risolve tutti i problemi di sostegno alla famiglia. E mi permetto di ricordare, Presidente, che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che rileva l'illegittimità costituzionale del sistema di tassazione attualmente in vigore, perché penalizza le famiglie monoreddito e quelle numerose. Sono passati 25 anni da questa pronuncia della Corte Costituzionale e il Parlamento ancora non ha adempiuto all'obbligo che a esso incombe di dare seguito a questa pronuncia. Grazie Presidente, spero di essere riuscito a rispettare il termine che mi ha assegnato. Perfetto, professor Vari. Allora, vediamo se ci sono domande da parte dei colleghi, le raccogliamo e poi le do la parola per poter replicare a tutte nel complesso. Ci sono domande? Allora, cominciamo con l'onorevole Derrando, prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'audito per la sintetica ma anche corposa relazione. Allora, intanto rispetto a quello che appunto diceva poc'anzi, rispetto all'ISEE, è già emerso anche nelle altre audizioni che ci sia la necessità di trovare uno strumento alternativo. Le chiedo se eventualmente lei, insieme ai suoi colleghi, ha individuato un indicatore più opportuno e che potrebbe essere utilizzabile in questo disegno di legge. La seconda domanda che le faccio, cerco di essere anche sintetica, nell'articolo 4 richiede di specificare per ciascun figlio, che ovviamente posso condividere la ratio, ma diventa anche molto complesso poi da gestire nell'ambito appunto dei datori di lavoro e delle aziende. Quindi il dubbio che mi viene è che si potrebbe rischiare di avere un conflitto anche con le aziende che dovranno comunque concedere questo genere di permessi. Andando poi al sistema di revisione delle detrazioni fiscali, che è previsto anche in questo disegno di legge, che va proprio nella direzione di razionalizzare e di rendere quindi anche il sistema fiscale delle detrazioni fiscali più uniforme, anche più chiaro, sicuramente nella memoria scritta lo troveremo e lo leggeremo, ci vuole dire
quali altre cose possiamo, cioè quale, con quale priorità dovremmo fare più attenzione a questa parte. Sempre sull'articolo 4, tra l'altro recepisce una direttiva dell'Unione Europea che è la 1158 del 2019 e anche del Consiglio, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori, tenendo appunto conto degli sviluppi della società degli ultimi decenni attraverso una revisione degli istituti quali congedo parentale e il congedo di paternità. Lei diceva che sarebbe opportuno evitare la discriminazione di chi ne usufruisce. Ovviamente concordo sempre con la ratio, ma come nello specifico lo potremmo fare, potremmo evitare questa discriminazione. E infine le faccio un'ultima domanda, se ha voglia di dirci tre proposte migliorative che hanno una priorità, secondo lei, a suo avviso, maggiore rispetto appunto al disegno di legge che potremmo considerare di apportare al testo in esame. E ringrazio l'audito per l'audizione di oggi. Grazie, onorevole Panizzut. Eccomi. Ci sono, sì? Sì, solo una cosa veloce. Cioè, quando lei parlava della clausola di salvaguardia che appunto consentiva o le detrazioni o la scelta dell'assegno unico, se magari poteva spiegare appunto se era anziché o qualcosa di simile. Grazie. Grazie. Allora, sì, onorevole Bond. Allora, faccio la stessa domanda anch'io, mi aggrego all'onorevole Panizzut perché volevo capire anch'io quel passaggio sulla clausola di salvaguardia e poi chiedo al professore se nel lavoro che ha fatto d'equipe assieme a altri collaboratori, assieme a altri colleghi, avete anche analizzato una sorta di modifica ormai consolidata anche la modifica del nucleo familiare che si sta profilando in questi ultimi tempi, in questi ultimi 5-6 anni. Cioè, situazioni in cui soprattutto giovani genitori che si trovano a non avere un nucleo familiare stabile, magari vivere nei nuclei di appartenenza separati e magari disporre di un bambino, di avere praticamente la gestione di un bambino. Situazioni in cui a livello di anagrafe comunale si creano dei problemi continui, a livello di gestione sanitaria e di gestione praticamente dei servizi si creano dei problemi continui e poi a livello di aiuti, magari proprio per questo tipo di provvedimento legislativo che andiamo ad analizzare, ci si trova di fronte a una situazione non comprensibile poi per chi applicherà la legge, quindi gli enti locali, le regioni e lo Stato. Chiedo al professore quindi se questo prototipo di nucleo che si va sviluppando un po' per convenienza e un po' per crisi economica è stato analizzato da voi, perché è dirimente rispetto al provvedimento che andiamo ad analizzare. Grazie. Grazie. Allora, non mi sembra ci siano altri interventi, do quindi la parola al professor Bali per la replica. Prego, professore. Io ringrazio molto gli onorevoli per tutte queste domande molto interessanti. Alcune meritano una risposta esaustiva che magari cercheremo di dare, siccome appunto Presidente abbiamo chiesto questo consenso a depositare nei prossimi giorni un testo organico. Approfitteremo del suo consenso per dare una risposta poi più organica ai singoli punti che sono stati sollevati. Io provo così rapidamente a rispondere domanda per domanda, poi appunto. Allora, quanto all'ISEE, l'ISEE cioè uno strumento che oggettivamente penalizza le famiglie numerose. Qui invece il legislatore intende valorizzare la natalità come risposta all'inverno demografico, che è oggi il principale fattore di crisi dello Stato sociale. Allora, come andrebbe rivisto l'ISEE? È chiaro che, ecco qui, forse un povero giurista per alcuni elementi deve ammettere la sua incompetenza. Però, quali sono le linee essenziali? Anzitutto,
Il fatto che ci sia una previsione legislativa chiara non solo dello strumento, ma delle modalità attraverso le quali lo strumento deve essere poi concretamente attuato. Cioè va rispettato il principio di eguaglianza in senso sostanziale. Non basta che la legge si limiti a dire c'è il nuovo indicatore, ma la legge deve dare dei criteri analitici per poi andare a tarare questo indicatore. E andrebbero eliminate le scale di equivalenza o quantomeno ridotte, perché se si vuole favorire la natalità, la scala di equivalenza, ammesso che ci siano veramente delle forme di economia di scala, perché si può anche dubitare, forse per qualche cosa ci possono anche essere, su un numero di figli diciamo maggiore di uno, però non nella misura in cui l'ISEE attualmente prevede la valorizzazione dei figli aggiuntivi, perché poi ci stiamo concentrando sui figli, rispetto al primo. Cioè o le scale di equivalenza si cancellano nel nuovo indicatore o vengono molto attenuate, cioè viene sostanzialmente ridotta, viene aumentato il peso che ciascun figlio ha nell'ambito di ciascun nucleo familiare, in modo tale che anche le famiglie che possono avere delle entrate maggiori, eccetera, riescano però a accedere allo strumento. La domanda relativa alle 5 ore di permesso, lì forse si può adottare adesso, diciamo, 5 ore in un anno oggettivamente non sono chissà quale, cioè sono adeguate, io questo lo dico anche alla luce della mia esperienza di genitore. 5 ore vanno bene, però in un rapporto lavorativo, anche ammesso che ci siano 3, 4, 5 figli, 5 per 5, 25, 25 ore alla fine, quanto incide sulla prestazione lavorativa? Poco. O anche si potrebbero prevedere, qualora il numero dei figli fosse superiore a una certa soglia, quindi, che so, oltre il secondo, quindi fino a 2 figli o fino a 3 figli, 5 ore. Dopodiché dei meccanismi di flessibilità per cui si possono godere di 5 ore che devono essere recuperate prestando delle ore fuori dal normale orario di lavoro che consentono di far salva l'esigenza appunto di seguire figli, che è un'esigenza pressante, penso insomma chi di noi a figli si rende conto che poi i colloqui con i genitori, le recite, eccetera, sono un momento importante nella vita di una famiglia e che richiedono un serio esercizio della responsabilità del genitore, e però appunto ci dare la possibilità, come diceva l'onorevole, per i datori di lavoro, eventualmente oltre una certa soglia, di recuperare queste ore al di fuori del normale orario di lavoro. Le 3 proposte per migliorare il testo, se questo appunto è bene quanto inteso, ma appunto secondo me il primo elemento grande è questo qui dell'ISEE. Anche io mi rendo conto che ho detto il termine, forse l'aggettivo provocatorio non è quello più adeguato, ma mi rendo conto che rimettere le mano in un disegno di legge di questo tipo all'ISEE vuol dire rallentarne significativamente l'approvazione, perché è un meccanismo complesso che richiede appunto tutta una serie di ponderazioni. Però forse, e come ho visto che è stato suggerito in altre audizioni, sarebbe opportuno aumentare allora il peso di quota fissa dell'assegno universale e diminuire invece quello connesso all'ISEE, in modo tale che la misura dell'assegno universale costituisca, come proprio vuole il governo, e si evince chiaramente dalla relazione al disegno di legge, non uno strumento per sopperire a situazioni problematiche o di necessità, ma invece uno strumento a sostegno di tutte le famiglie per una serie di spese che oggettivamente incidono sulla, sul
usiamo un termine tecnico, sulla ricchezza della famiglia, e che dove non ci sono situazioni di particolare appunto ricchezza, solidità, come vogliamo chiamarla, possono incidere negativamente sull'esercizio di una libertà costituzionale come quella di avere, di un uomo e di una donna, di avere dei figli. No, si tratta di dare anche attuazione qui al secondo comma dell'articolo 3 dell'eguaglianza sostanziale, no? La rimozione degli ostacoli che impediscono il godimento, il pieno sviluppo della persona e il godimento dei diritti di libertà. Questo mi pare senz'altro il dato più rilevante. E sotto il profilo invece laburistico, appunto, cercare di valorizzare quanto più possibile la contrattazione di prossimità e cercare di, sempre poi in un quadro di ovviamente serietà rispetto alla contrattazione nazionale, però non rendere il sistema eccessivamente rigido. Tra l'altro poi, Presidente, io qui di nuovo ammetto la mia incompetenza come giurista, però credo che tutta questa esperienza del Covid, una delle cose, poche cose positive che ci lascerà, è la valorizzazione di queste forme di lavoro flessibile e dunque tarato sulle esigenze della persona. E allora forse proprio in questa sede sarebbe importante implementare queste possibilità. Il terzo aspetto, insisto, mi permetto di richiamarlo, è relativo al una norma che obblighi rigidamente tutte le amministrazioni pubbliche a consentire l'accesso senza discriminazioni ai congedi parentali, sia per quanto riguarda le progressioni di carriera, sia, dicevo proprio, Presidente, insomma, le università sostanzialmente, ci sono, io per carità insegno in un'università non statale, ma le università sono enti pubblici, allora che il regime dei ricercatori, che sono sostanzialmente dipendenti pubblici, sia tale per cui si viene penalizzati nella progressione di carriera in un momento fondamentale nel passaggio da ricercatore di tipo B, che ha uno status provvisorio che dura pochi anni, e se non si consegue l'abilitazione poi non trova nessuno sbocco lavorativo, a professore associato, che invece è una condizione, uno status, diciamo, senza limitazioni temporali, e che il godimento di congedi parentali influisca negativamente per una lacuna nell'ordinamento sulla possibilità di godere di questi congedi, sinceramente è molto penalizzante, tanto più che oggi a livello europeo, anche nell'ambito della ricerca, ci sono strumenti che valorizzano o comunque che escludono la penalizzazione per il fatto di avere figli. Semplifico, perché sennò sembra tutto molto teorico. Alcuni dei massimi progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni europee, del Consiglio dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, richiedono un'età massima. Per ogni figlio si ha diritto all'accrescimento di un anno e mezzo per il godimento di questa età massima. Allora il nostro paese, diciamo, dovrebbe seguire questi esempi virtuosi, insisto, oltre che preoccuparci, come fa il disegno di legge, di cercare di estendere anche ai lavoratori autonomi queste garanzie, ma anche fondamentale che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a scrupolosamente osservare queste norme sui congedi parentali, e che siano appunto, ho visto, ci sono tante misure che cercano di evitare che le donne siano penalizzate, ma poi le prime a dover rispettare rigorosamente queste norme, è importante che siano le amministrazioni pubbliche. Sulla clausola di salvaguardia è emerso anche nell'audizione del professor Blangiardo che questo nuovo regime dell'assegno universale rischia di penalizzare alcune fasce contribuenti, o di, chiamiamolo così, di persone, ancora meglio, perché sostanzialmente il regime di cui godono oggi
per la detrazione per il figlio a carico è più favorevole di quello che verrebbe determinato per come è strutturato oggi l'assegno universale anche alla luce dell'ISEE. Allora sarebbe opportuno, visto che il legislatore si propone di sostenere i genitori nel loro compito, dicevo, in una prospettiva bella, che è quella che la Costituzione impone. La Costituzione nel testo originario non parlava di sussidiarietà, ma la sussidiarietà era il principio, la chiave di lettura principale delle norme sulla famiglia. Allora però è opportuno, proprio in questa prospettiva, che non si determini questa penalizzazione. Tra l'altro, appunto, leggendo il testo del professor Blangiardo, addirittura metteva in luce come nelle fasce anche chiamiamolo così, meno abbienti, forse questo termine non è molto bello, ma insomma, addirittura con questa normativa, con l'assegno universale, dall'analisi che appunto ha letto il professor Blangiardo, addirittura un quinto di queste fasce si ritroverebbero penalizzate in virtù dell'introduzione dell'assegno universale. Allora, sostanzialmente, come si risolve il problema? Prevedendo l'assegno universale, che è senz'altro uno strumento che può essere molto utile e che agevola tante persone, più o meno a seconda poi di come si tara appunto la parte variabile, la parte fissa, alla luce dell'indicatore, diciamo alla luce dell'ISEE. Però siccome ci possono essere, questo appunto ci è stato detto dagli statistici, dei gruppi familiari o dei genitori che sono penalizzati dall'introduzione di questo strumento perché il regime di detrazione è più favorevole, sarebbe opportuno lasciare a questi genitori la possibilità di optare anno per anno, oppure anche con una clausola per cui in automatico si prevede l'attribuzione dell'assegno, salvo che non si dichiari nella precedente dichiarazione dei redditi di preferire il sistema della detrazione per figlio a carico, appunto lasciare la possibilità ai privati di scegliere, alle persone di scegliere quale dei due sistemi ritengono più conveniente per le esigenze della propria famiglia. E infine l'ultima domanda che mi è stata posta è sulla modifica del nucleo familiare. Questo purtroppo io adesso così appunto è un tema enorme che magari prendendoci qualche giorno in più per depositare il nostro documento scritto possiamo toccare. Probabilmente questo fenomeno di convivenza tra le generazioni, che è un fenomeno anche molto positivo, perché non solo è un aiuto verso le generazioni più giovani, ma anche una forma di sostegno verso le generazioni più grandi, però diciamo è anche determinato dal fatto che nel nostro ordinamento finora i sussidi alle famiglie non hanno l'incidenza che invece in tanti altri paesi dell'Unione Europea essi hanno. Quindi sostanzialmente è chiaro che non bisogna andare poi a considerare tutto il nucleo, perché appunto c'è questo grosso rischio che ci sono queste forme di convivenza che sono molto utili, insisto, però poi certo il grosso rischio per l'accesso a alcuni servizi è che il fatto di stare insieme possa dar vita a una situazione, diciamo così, di ricchezza della famiglia considerata tale, presuntiva, che invece in realtà non ha alcun riscontro nella realtà. Però su questo, ecco, ringrazio molto per la domanda, però mi riservo poi anche con il collega Farri di svolgere più compiutamente la risposta nel testo scritto che depositeremo. Benissimo, grazie professor Vari. Allora aspettiamo poi la sua relazione, il suo documento che metteremo a disposizione di tutti i colleghi di commissione. Grazie anche per il suo intervento e dichiaro conclusa l'audizione odierna. Buon pomeriggio e buon lavoro.